Per la serie è il momento di liberarci di cose, provandole, scassandole. Ecco qui un registratore a bobine. Non ho idea di come sia fatto questo coso, non so. So solo che necessita di un'alimentazione con uno spinotto bastardo, come potete vedere. E quindi adesso perderò 3 ore del mio tempo a cercare questo spinotto bastardo. Questo oggetto promette bene. Si sente qualcosa in sottofondo. Non ce la fa girare. Ok, stop. Ritorno. Avanti veloce non va. Va bene. Questo coso va smontato. Cacciavite e chiavi di ogni tipo per capire se questo oggetto può essere smontato. Ma soprattutto vediamo se riesco a togliere questo nastro. Sì. È anche abbastanza facile. Il nastro che non fa particolarmente puzza di schifo, orrore. Settato a 220, da 140 a 170 e da 105 a 130, quindi a diversi voltaggi. C'è un fusibile a 3 ampere. Allora, registratore a nastro G257. Geloso. Potenza assorbita 25 watt. Allora, sotto ci sono 4, 5, 6, 7, 14 viti. Hanno tolte tutte. Almeno il cacciavite non va bene. Viti piatte come si usava una volta, le migliori viti possibili. Perché permettono di smontare un oggetto anche con un coltello o con un pezzo di ferro. Ottimo. Non mi dire che questo coso no, non si alza il libretto, comunque è a valvole, vedo una valvola qui, c'è un altoparlante, ci sono dei condensatori che vedo in condizioni orrende. Toglierei anche le viti sopra, vediamo se si sa, se si apre tutto. Ci sono delle viti piccine. Questa cosa non si apre, sicuramente c'è una vite nascosta da qualche parte. Come cazzo si apre questo oggetto? Come cazzo si apre? Proviamo a togliere il fusibile. C'è questa manopola. Ecco. Comunque. Scommettiamo che c'è una vite nascosta qua sotto. E quindi sarò costretto a spaccare. Esatto, ci sono due viti nascoste. Bastardi, che c'era la tacca qui che implicava due viti nascoste, questa tacca. Maledetti. Ora sì il cazzo, perché non esce. Perché? Ecco. Ok, coperto. E qua cosa abbiamo? Qui abbiamo polvere. Quella che sembra una doppia testina in condizioni orrende. Abbiamo una cinghia di gomma estremamente lenta. Abbiamo un coso di gomma che gira. Abbiamo una valvola qui, portafusibili, corrente. Questo potrebbe essere un occhio magico. E qua c'è un'altra valvola. Qui. Quindi abbiamo del valvolame sparso. Un altoparlante. Attenzione a non lubrificare. Solo in caso di stretta necessità attenersi alle istruzioni del libretto. 1963.
ci sono perlomeno due valvole. Poi qui vedo condensatori che adesso vediamo come sono messi. Già qua c'è un po' da... bisogna metterci le mani, i condensatori devono sicuramente volare via. Questo è un indicatore di accensione, che è un semplice switch. Ok, diamo un'occhiata qui alla situazione. Beh, questa gomma non è proprio messa male però, è questa che è molto lenta, è la merda qua, e qua dobbiamo cercare di mettergli qualche cosa. Il problema è come mettere qualche cosa senza bestemmiare. Probabilmente tramite questa vite e questa vite si può sostituire la cinghia. Proviamoci subito. Attenzione, Mr. Carlson si può andare a mettere di lato, come si suol dire, perché mi sono detto, io ho un treppiede qui, e lo vedete il treppiede, e allora io lo metto sul tavolo, così posso fare le riprese come si deve. E guardate che meraviglia, effettivamente posso, solo che la prima cosa che farò è questa per lavorarci meglio. Quindi ora devo orientare la telecamera. Ho trovato un cassetto con scritto cinghie, non so se si legge. E effettivamente c'è un kit di cinghie, anzi una serie di kit di cinghie prese in Cina, ma ci sono anche delle vecchie cinghie che erano già in questo cassetto. Io già sto vedendo delle cinghie che possono essere probabilmente perfette. Ok, prima cosa smontare queste vite e vediamo che cazzo succede. E non si muove neanche un po'. Va bene, ci vuole il cacciavite della violenza. Questo ha proprio un gancio per permettere di perdere la vite, perché cadrà a terra e io non la troverò mai più. Questa posizione così non va bene. Ecco, così è ancora meglio, perché forse si intravede l'orribiltà. Poi c'è quest'altra vite. È la prima volta che metto le mani su un oggetto di questo tipo e vedo che è stato fatto per permettere... Wow, guardate questa cinghia, che forma strana, una specie di tacca. Noi ce ne sbatteremo, noi metteremo una cinghia probabilmente adattata, ma questa è troppo grossa, non troveremo mai la cinghia adatta. Poi ci sono tutte le cinghie dell'universo tranne quella che ci serve. Questo aspetto che non ne caveremo nulla. Ora guardiamo questo kit maledetto cinese. Ecco, sono volate tutte le cinghie, vaffanculo. Ci sono, ma sono molto sottili. Mi sa che non ce ne facciamo proprio niente di queste cinghie, perché io ho il sospetto che debba andare anche a battere da una parte e dall'altra. Deve toccare qui. Sono finite veramente cinghie ovunque. Vaffanculo. Allora, se io metto queste due, vediamo se queste due insieme... ne metto una. Intanto ne proviamo una. Non ce la faremo mai. Intanto va presa e tirata con rabbia. Poi la mettiamo qua. No, troppo molle. Quindi questa non va bene. Ma che cazzo gli mettiamo? Questa. Gli mettiamo questa. In teoria la cinghia è messa, ma questo capson è un pezzo di pietra. È un pezzo di pietra. Questo non funzionerà mai. Comunque ora accendiamo e proviamo. Quindi io gli ridò la corrente, gli rimetto il fusibile. E ricordatevi che qua c'è la 220, quindi attenzione. Devo rimettere il cazzillo qui in modo che verosimilmente sia settato su 220. Io presumo che sia così. E a questo punto io qua ridò corrente, riaccendo il tester. Beh, questo gira, così è stop. Spengo un attimo, gli metto i nastri e vediamo che succede. Accendo e vado in play, e questo non gira.
è lui che non si muove, ma è anche questo che non si muove. Ok. Perché immagino che questo debba premere qui. Lui dovrebbe girare a contatto con questo. Ma ciò non accade. Ci vorrebbe una O-ring gigante, una O-ringona, qualcosa fatto così, però che più corto. Potrei provare a tagliarla e a rincollarla. E attenzione, ho tagliato un pezzetto di questa O-ring. Ora vediamo se l'Attac fa il miracolo. Ma sicuramente questo Attac sarà vecchio di 10 anni. Ecco, ora dovrò stare così per tutta la vita. Per sempre dovrò stare così, per sempre. Credo di aver visto fare questa cosa da Marco Valleggi, di MVVblog. Forse, temporaneamente, se non che l'ho attaccata leggermente storta, potrebbe bastare. Wow, io l'ho messa. Io riproverei. E infatti ora sto coso gira. Lui gira, gira ma piano. Ecco, si è rotta. Logicamente si è rotta. Perché non può tenere. Io intanto gli rimetto questa. E vediamo che cazzo succede. Vuole una cinghia stranissima. Poi lo stop non stoppa un cazzo. Potrei tenderla così. Potrei inventarmi un tensore. Siamo in grado ora di dare la definizione generale di tensore. Un tensore. Che cos'è un tensore? Se io la tendo così lui gira, altrimenti no. Quindi mi ci vorrebbe un tensore. Un tensore è un insieme di numeri tali per cui questi numeri soddisfano ad una certa legge di trasformazione tensoriale. Questo coso è una troiata vomitata. Il problema è l'impossibilità di trovare una cinghia con questo strano taglio, perché da questa parte deve poggiare sulla rotella qui. Questo deve poggiare su questo tramite questa parte, mentre questa interna è la scanalatura che sta qui dentro e qui dentro. E quindi valla a trovare una cinghia fatta così. Questa ormai è marcia, non è marcia, però è lenta come la merda. Posso riprovare a incollare una O-ring, ma dubito di riuscire. Ci sto riprovando. Mentre riasciugo, vediamo se riesco a fare qualcosa. Ho mollato questa chiavetta per togliere questo, ecco, questo sterco che ho appena perso. E questo è il capstan con questa forma stronza. Ha una tacca e devo vedere se riesco a trovare qualcosa. Ma non mi vado a trovare tra tutte le mie stronzate un cassettino di capstan. E io questo glielo ficco a occhio così. Questo gliel'ho messo. Sì, sembrerebbe uguale. È forse un po' più piccolo? Sì, leggermente più piccolo, ma secondo me va bene. Quindi ora io questo glielo rificco lì. Con una goccina d'olio. Olio motore. Metto una goccina qui proprio giusto per. Ecco. Poi gli metto questa. Sembra funzionare. Eh sì, sembra funzionare. Mi metto la mollettina, che ovviamente adesso mi salterà in faccia e la perderò per sempre. E adesso? Allora, così è stop, così è play, e questo coso funziona. Bene. Io gli do un'altra goccina qua. Questo sembra muoversi libero, quindi va fanano. Questo lo mettiamo qua e questo hanno 1000 fori sotto e qui c'è un pirlo, vedete? E quindi lo puoi mettere come vuoi. Riproviamo questa volta con quella che ho incollato, che non sto trovando più perché non so dove cazzo l'ho messa.
scomparsa, sparita, sparita nel nulla, persa, perduta per sempre. Era sul tavolo e non c'è più. Questa non è. Ah, ecco qua. Dobbiamo aspettare ancora un po' e far asciugare bene. Potrei pulire questi testini che hanno l'aspetto delle feci. Io non lo so che cazzo di misura ho preso, ma sono un coglione. Ho preso la misura sbagliata, quindi devo tagliare e rincollare di nuovo. Quindi un pezzo di qua e un pezzo di là. Vediamo se è un po' meno di questa che era quella di prima. Va bene. Adesso devo reincollare di nuovo questa cagata che ho fatto. Ho messo pochissima colla stavolta. No, ma sta cosa non terrà mai. Non può tenere. No, questo è l'attack del cazzo, veramente. Un attack del cazzo. È impossibile. Dai! E non c'è un cazzo da fare. Riprovo a incollare per l'ultima volta. E niente. A Marco Valleggi questo incollaggio è riuscito, a me no. Sono sfortunato. Sono un ragazzo sfortunato. Sono un povero disgraziato senza fortuna. Niente. Lo lascerò così per ora. E non posso fare altro che rimettergli questa, ma vediamo, mi invento qualcosa. Però abbiamo già capito che questo registratore ha una cosiddetta, quella che in gergo si chiama una cinghia bastarda. Beh, di girare adesso lui gira però. Il portare avanti non ce la fa, ma se io riuscissi a mettere qualcosa così. Ok, proviamo al volo coi nastri. Anche perché io nel frattempo ho pulito le testine, quindi magari qualcosa si sente ora. Ah! Attenzione, ora però lui si muove finalmente. Chissà. Portiamo indietro. Oh, c'è qualcosa! Dai, abbiamo sentito qualcosa, faccelo sentire. Sono falsi contatti. Ma io non so. Agghiacciante però. Musica, sempre musica agghiacciante su questi nastri. Ma è possibile? Va bene, ci sono dei falsi contatti, ci sono sicuramente dei condensatori da cambiare, ma sta funzionando, devo dire. Va bene, vai a fare in culo tu e la tua semplicità. E guardate il segna posizione che va indietro, lentamente. Ora dobbiamo necessariamente circuire questo circuito. Qui abbiamo una vite corta e qui abbiamo un'altra vite. Che suppongo corta. Dai! Oh, attenzione, qui abbiamo viti con il dadino. E infatti abbiamo già perso un dado e fra poco perderemo anche l'altro. Questo lo mettiamo qua, mentre da questo lato abbiamo altri cazzi. Abbiamo un cazzo qui e un cazzo qui. E credo che abbiamo liberato il circuito, la scheda, che in effetti si muove, ma come ovvio, immagina che tutti i cavi siano super corti e quindi impossibile metterci le mani. Infatti sono cortissimi. E io come cazzo faccio? Ah, ma qua c'è un connettore, dai, che bravi.
hanno messo un connettore, quindi io posso fare così. Si è disarticolato l'occhio magico, l'occhio della magia dei miei coglioni, dato che non funziona, magicamente affanculo se ne va. E qui abbiamo componentistica varia, abbiamo uno zoccolo valvola pendulo, abbiamo dei condensatori foderati di sterco, abbiamo due elettrolitici qua, abbiamo un raddrizzatore al selenio qua sotto della Siemens, che presumo buono, perché questi di solito non si danneggiano mai. Condensatore elettrolitico secco, e questo fra un po' di sicuro mi cadrà giù spaccando tutto. Ma c'è una connessione pure qua. Sì, che bello, guardate, c'è un altro connettore qui, quindi posso separare la parte meccanica. Fantastico, quindi la parte meccanica se ne va a fare in culo adesso, e ora possiamo dedicarci a lui. Abbiamo condensatore, 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 sicuramente anche questo, due elettrolitici, un altro elettrolitico e questo, se ne devo andare. Questi di solito non si guastano mai, avremo sicuramente delle resistenze in perdita, ma io quello che vorrei vedere intanto è capire se posso estrarre questa valvola, sì, e capire soprattutto che valvola è. Se uscisse, ma non esce, perché bisogna allargare questa merda schifosa. È una Philips ECC83 con schermo. Qua avremo sicuramente falsi contatti che sbielliamo con un po' di pulisci contatti come si deve. Mentre qui abbiamo una L95, anche qui ampio, pulisci contatti e masturbazione dello zoccolo. E qui secondo me con una ciccata di pulisci contatti secco, io glielo rimetto, agito con violenza ed è probabile che torni a funzionare. Qui fili interrotti non ce ne sono, saldature fredde non ne sto vedendo, sembra in ottime condizioni, quindi io gli rimetto il suo schermo e così la valvola è schermata. Ah, ma questo è un contatto strisciante, attenzione! Speriamo che basti. Potenziometro del volume, secondo me. E ora i condensatori elettrolitici. 16 più 16 microfarad, 350 volt. Ah, cavolo. Ma se io li provassi questi condensatori? Proviamo alla carlona i condensatori con questo aggeggio cinese. Mi sa che non misura una minchia. Ok, smontiamo. Utilizzeremo un saldatore consono all'epoca, un saldatore a pistola della Elto, modello Blitz, da 100 watt veri, non come quelli che vendono oggi, che fanno cagare. Questo è un vero 100 watt, e infatti pesa un quintale. Quindi ora io giro così e stacco questi condensatori da qua. Sentite il rumore di potenza e violenza che emana. Au! Ora che ho staccato i condensatori bestemmiando, forse li posso provare? Niente, questi condensatori sono completamente deceduti. Il nulla totale. Ma è pazzesco! Pazzesco! Allora, cerchiamo dei 22 microfarad, 500 volt, 400 volt, che cazzo che è. Ovviamente ne ho uno solo. Vi dirò che all'inizio, quando ho cominciato a fare questo video, forse un po' traspare dalla mia voce, non me ne fregava un cacchio di questa roba, di questo registratore a bobine. Però poi mi sono detto, ma non è bruttino, è carino, è a valvole, fallo uno sforzo. E allora mi sono detto, sai che c'è, io ci provo. Però sicuramente non lo terrò, perché come sapete ho troppa roba, io non me ne faccio niente, ho già un ottimo registratore a bobine che magari un giorno vedrete, e quindi perché devo tenere questo oggetto
Potrei darlo a qualcuno qui del canale, potrei regalarlo, potrei fare un giveaway, che ne so, potrei venderlo su eBay, potrei venderlo al migliore offerente qui sul canale, che cazzo ne so, però poi lo so, mi affeziono, alla fine me lo tengo. Ora io ho recuperato i condensatori, recuperati a loro volta da altre schede, perché ovviamente nuovi non li avevo, 22 microfarad 400 volt, uno è da 33. Ma ho deciso che me ne sbatto perché non cambia molto qua, è alimentazione. Dovrei guardare lo schema di questo coso e capire se magari se magari i condensatori sono in parallelo, quindi ci potrebbe andare bene un 47 microfarad qui. Adesso giro e vedo. Comunque i condensatori non danno nessun segno di vita, però è strano perché comunque lui funziona, non... sì, c'era il ronzio di alternata, però vediamo se trovo lo schema e vediamo come è fatto sotto, anzi vediamolo subito perché qui non testa niente, probabilmente è lui che non ci riesce perché lui è una cosetta cinese che serve per misurare roba piccolina, chi lo sa. E però no, io qua li vedo collegati in due punti diversi e lui raddrizza, ma chissà se questo coso ha il telaio live o se questa alimentazione in realtà non sia un'alimentazione che sia vera e propria con il trasformatore, chissà se riusciamo a scoprirlo. Sarebbe carino avere la massa live sulla massa del connettore. A me sembra strano che un connettore abbia la massa. E comunque vedete, qua ci sono i contatti dei condensatori elettrolitici, sono separati tra di loro, vanno in punti diversi. Quindi sì, servono 4 elettrolitici. Questo che cazzo è? Questo è un altro 22 nuovo. Quindi il 33 volendo me lo posso schiaffare in quel posto. Quindi potrei saldarmi... sì, per forza, tra qui. Io non so a che punto siamo arrivati, perché mentre parlavo ovviamente è morta la batteria. Ho preso due batterie nuove per questa videocamera, che sono queste qua, ma durano veramente poco, durano pochissimo. Enegon. Io mi sono enegonnato le palle con queste batterie perché durano veramente pochissimo e quindi fanno veramente schifo. Quindi, vabbè. Ne ho due, più quella che sto usando che è quella originale della camera, e per adesso faccio così. Devo allungarmi dei cavi per collegare questi, che hanno i piedini corti, e quindi adesso mi inventerò qualcosa con il filo telefonico. Ma veramente, guarda, Mr. Carlson ci fa una pippa. Cavo telefonico trovato per strada, benedetta sia la SIP, la Telecom, quella che è, per avercelo lasciato trovare. E voi mi direte, ma asbesto, fai... colleghi dei condensatori che ricevono 300 volt circa su del cavetto telefonico? Io vi dirò sì, perché io me ne sbatto, sono fatto così, io sono uno che se ne sbatte molto facilmente. E quindi ora farò questa cretinata, questa cosa orribile, è una cosa orribile, voi non fate mai queste cose orrende, fatele fare solamente a me, che sono un cretino, che faccio cose da scemi. Questa è una riparazione da scemi. Veloce, perché? Perché non me ne frega niente, non mi interessa se sto coso va a fuoco, io sarò felice. Ok, va bene, abbiamo dei fili a cazzo. Ricreerò i condensatori mettendo le masse tra di loro insieme e saldando con un impeto di rabbia, con un impeto rabbioso salderò tra di loro queste parti con assoluto disgusto e spregio, disprezzo per la vita. Ed ecco che con disprezzo ho saldato le due masse dei condensatori insieme, e quindi ora io ci metterò un cavetto bianco a cui farò un gancetto ipocrita, un gancetto di massa ipocrita che salderò anche lui con disgusto, proprio schifato da questa cosa. Io questa saldatura l'ho fatta col disgusto, vedete? Guardate che cazzo di spellatura di merda che ho fatto. No, è disgustoso. Sto facendo una cosa veramente riprovevole perché ho fretta. Questo non è un lavoro fatto bene e me ne vanto. Me ne vanto perché me ne sbatto. Me ne sbatto e me ne vanto. Mi pulisco il saldatore sui pantaloni e saldo. Perfetto. Palla di stagno for the win. Questo glielo mettiamo qua. Questo glielo attorcigliamo con la supponenza di chissà di essere un incivile. Ecco così, fatto male. A noi piacciono le cose fatte male. Lavorare male con cose fatte male. E questo è il nostro segreto. Ecco fatto.
E abbiamo fatto il primo ripilante condensatore con due positivi, 22 microfarad, 400 volt e la massa al centro, che andrà messo qui in qualche modo. Probabilmente lo lascerò così. Ora faccio l'altro, è inutile che guardiate questa operazione. Bene, io mi sono anche inventato questa genialata pazzesca. Ho fatto questo stronzo di 4 condensatori elettrolitici con la massa in comune, perché ho notato che qua dietro le masse sono in comune. E quindi è come se fosse un unico condensatore con una massa e 4 positivi. Ed è ciò che io adesso collegherò. Abbiamo 4 positivi e una sola massa. E quindi questo poi lo metterò qua e scoppierà tutto, andrà tutto a fuoco e sarà bellissimo, perché non so neanche se poi ci entra lì dentro. E quindi io lo metterò così e poi si vedrà. Magari qua lo isolo in qualche modo, ma non dovrebbe esserci nessun problema a fare questa cosa, perché io poi questa massa la metto così e vado di là. Va bene così, vaffanculo. Questo se ne può andare a fanculo senza passare dal via, qui, così. Spellare a mano, in modo fecale, con brutalità, con schifo. Ecco fatto, pallazza di stagno. E abbiamo sostituito gli elettrolitici secchi. Condensatori elettrolitici secchi. Poi ci accorgeremo che questo non ci entra, e quindi bestemmieremo, ma questo lo vedremo dopo. Vedete questo elettrolitico secco a traccia di uovo di scarafaggio, questo qui, e poi ha questo buchino qui. Questo condensatore è probabilmente morto. Condensatore da 0,0047 microfarad, 630 volt, classico tubetto di vetro, catrame. Vediamo il Megger che cosa ci dice, se lo proviamo con il Megger, che noi rinominiamo Merder. Vediamo con il Merder, il Merdegger. Il Megger inietta alta tensione generata a manovella. Questo è un Megger che ho riparato un tempo fa, ho fatto anche un video su YouTube. E ora io, girando la manovella, vediamo che resistenza mi misura. Ed ecco che mi misura. Beh, neanche tanto male. Attorno ai 3 mega ohm, adesso è salito, ma vedete, se riuscissi a fare una ripresa senza riflessi. Ma porca miseria, ma è possibile? Ecco. Non male, ma noi lo cambiamo lo stesso, perché è come avere una resistenza da 3 mega ohm lì, che non dovrebbe esserci. E quindi noi cerchiamo questo condensatore da 0,0047 microfarad, che non mi ricordo a che cosa corrisponde. Nel frattempo voi vi siete persi una bestemmia pazzesca, perché mi sono appena scottato col saldatore facendo volar via il cassetto dei componenti. Ho deciso di continuare a registrare oltranza, così non si perderanno eventuali perle. Io sto cambiando condensatori a tappeto. Come potete vedere, mi manca solo questi due. E poi vaffanculo, mentre io mi sono ustionato qua. Adesso che è stato fatto il recappone, possiamo dedicarci a rimontare tutto. A partire da questi cazzo di connettori corti, sottolineo cazzo, quindi io rificco questo e poi posso abbassare questo e rificcare. Qua dentro ci devo ficcare queste maledette esagonali, maledette. Mi sa che le fisserò con un gol. Aminasne caduta la vite, lo sapevo io. Aminasne sodrazza. Aminasne sodrazza. Ma aminasne sodrazza. Poi ci metto latta, ci metto. Thank you.
comincia la fase nervi, in cui ci sono i nervi che ballano. La fase nervi. Purr. Ora fatelo ricordare quali sono le viti. Fatelo ricordare. Sono tutte diverse. Quali cazzo sono le viti adesso? Fatelo ricordare. Ah, eccole le viti. Si sono attaccate all'altoparlante. 1, 2, 3. Ovviamente la quarta introvabile. Siamo entrati nella fase nervi. La fase in cui tutto è nervi. E glieli sbatto con rabbia, glieli avvito tenendolo col dito sotto. E vaffanculo. Questo l'ho avvitato. Questo pure, tiè. Adesso cominceranno a staccarsi i fili da qualsiasi posto. Sempre necessario bestemmiare in modo inverosimile. Diamo corrente, così è spento. Vediamo se salta qualcosa. Avrò messo dei condensatori al contrario? Sicuramente. Questo non gira perché la cinghia è troppo lenta. Però a questo punto io direi di provare. Spengo e metto il nastro. Nastro che ho svolto per errore dalla bobina e che ora mi si sta incastrando da ogni lato. Quindi questo si mette in mezzo così, poi si gira a mano. Come però? Puttana di Eva, schifosa. Si mette così, poi si gira. Io vado in pleno, qua non si sente niente. Si sente? Però funziona. C'è un falso contatto da qualche parte. Io adesso mi ascolto il nastro e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Schifoso. Bastardo. Bastardo! Più che rifare qualche saldatura, che cazzo devo fare qua? Posso fare un cazzo. L'ennesima prova del magnetofono cacacazzi, non Castelli, ma cacacazzi. Perché ho... ho rifatto le saldature. E c'era un falso contatto. Da qualche parte, una saldatura fredda. E ora va. L'unico problema è che manca la cinghia adatta qui. Questa cosa si ferma in continuazione perché non ce la fa. Abbiamo l'occhietto! Guardate! Va bene, qua mi sembra di capire che sia Gianni Morandi, ma io me ne sbatto. L'occhio! È un punto esclamativo, non so perché. Probabilmente va regolato. Chissà se questo potenziometro effettua una regolazione. Tirando l'ennesima bestemmia pazzesca fuori onda, sono riuscito a fare questa superfettazione. Ho messo una fascetta che ora io spingo così, in modo da tendere. E lo so che non è una cosa bella. Però questa fascetta adesso la sistemo un po' meglio e mi permette di tendere il nastro e tenerlo un po' più... Sì, il nastro, vabbè, mi permette di tendere questa merda e farla scorrere in qualche modo un po' più premuta qui. E non durerà, si romperà prima o poi, ma non posso fare altrimenti perché non riesco a trovare questa cinghia assolutamente. Non si trova, ci vuole una O-ring. Potrei al volo montare questa che adesso sarà più che asciutta, ma sono sicuro che si romperà. E partiamo con le innumerevoli bestemmie per mettere la O-ring che si romperà immediatamente. Io la metto qua e poi la metto qua e ora ovviamente c'è la fascetta in mezzo al cazzo. Quindi io la fascetta cosa faccio? La metto in dentro così non rompe i coglioni. Ecco, la ficco lì.
E lei non rompe i coglioni, poi dovrei provare a girarla un po'. Va bene, vediamo come va così. Intanto se accendo, lei gira, fa uno scatto, ma sicuramente so già che si romperà. Non capisco perché se si stoppa, questo è stop, e continua a girare. Perché? Questo è lo stop, ma lui non stoppa. Non so perché. Comunque adesso proviamo questa schifezza che abbiamo fatto con la O-ring di merda, prima che io scaraventi tutto questo nella spazzatura, nell'umido. Ok, quindi accendo, porto indietro, ma non ci va. Beh, adesso gira bene però. Se dura la cinghia, gira bene. Allora, secondo me queste sono registrazioni fatte dalla televisione, perché si sente l'ambiente. Pensamento rapido qua, non capisco, c'è questa molla che frena tutto. Non capisco. Ok, ho capito il problema, era fuori asse questo meccanismo di merda, per cui era merdosamente smerdato perché mancano i suoi fermi qui, quindi gli devo rimettere i fermi, perché altrimenti esce tutto il meccanismo e se ne va a fanano. Porco! Vedete, mi sono dimenticato che qui c'è la corrente, quindi devo staccare la spina. Ecco fatto, questo l'ho messo, adesso metto quest'altro con la sua bastarda vite. Comunque un bel registratorino a valvole, non c'è che dire. Se trovo la cinghia adatta, se riesco a mettere a posto la meccanica, ma non credo perché fra poco io me ne sbatterò della meccanica. Però sembra interessante. Ora qui metto la spina. Oh, ora qua lo stop adesso funziona. Adesso si ferma. Ecco, ora sì che ha stoppato. Vediamo cosa c'è. Va bene, c'è della musichetta. È interessante. E io lo dichiaro funzionante. Adesso lo provo un po'. E ovviamente la batteria si sta già scaricando. Va bene. Però devo dire che va. La cinghia sta reggendo finora. Non posso fare nulla. Posso solo rimontarlo. E sti cazzi, perché qui adesso si è creato l'inferno e io non ne posso già più di questo cazzo di registratore geloso. Non riesco a lasciare le cose a metà e anche se ho fatto un lavoro del cazzo, io a questa cosa una pulita gliela voglio dare, perlomeno diventa più carina. Ora qua ci sono residui di spugna, come vedete, che io elimino con odio, c'è dello schifo. Adesso sgrassatore giallo Dexal, fantastico. Senza alcuna pietà, senza pietà, questo è lo sgrassatore più potente dell'universo. Lo Chandeclair fa cagare rispetto a questo, fa veramente cagare. Non si può farlo respirare. Pennello, usiamo un pennello e puliamo. Pulizia anale del nostro... Va bene, non sarà una pulizia proprio a fondo. Giusto quanto basta per rovinarci le mani. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti con questo sgrassatore sono i computer storici della Hewlett Packard. Quindi computer della HP degli anni 70 e 80 sono verniciati in un modo per cui questo sgrassatore giallo li svernicia, letteralmente li svernicia. E quindi non dovete mai lavare uno Hewlett Packard degli anni 70 con questo sgrassatore. Ora, se io non fossi un mentecatto imbecille, avrei fatto le riprese del prima e del dopo. Ma siccome sono un idiota senza anima, non le ho fatte. E quindi sti cazzi. Rimontato. Molto bellino. Da notare
audizione, il tasto audizione. Adesso noi effettueremo una audizione e quindi metterò il nastro con una mano, così per vedere un po' quanto è facile. Io lo ficco qua, ma sì, proprio l'ho scaraventato dentro in modo semplice, come vedete. Accendo, lascio scaldare le valvole, qui non c'è nessuna indicazione della scala, della posizione del nastro, siamo quasi a metà, diciamo saremo al 40%. Qui si accende il valvolino strano a forma di punto esclamativo e andiamo in play. Fa un bordello immane sto coso. Possiamo anche andare avanti veloce. Può anche andare indietro. No, indietro non ci va. Ma non ce ne fottiamo, perché a noi basta l'audizione. Si aspetta e spera. Io probabilmente domani andrò a cercare la O-ring, così questo coso potrebbe diventare veramente nuovo ed essere, boh, chissà, un po' utilizzabile. È interessante la presa uscita qui, output, e qua c'è una presa per il microfono, quindi possiamo anche registrare con esso. Sembra veramente una registrazione d'ambiente. Volevo far notare che manca un logo qui, sicuramente, e non so cosa ci fosse scritto, magari devo cercare. E ho appena notato che anche le bobine sono geloso. Ganciomatic geloso Milano. Sono molto geloso ora. Come sempre accade su questi nastri, trovo della roba inascoltabile. Mai nessuno che abbia fatto una registrazione d'ambiente, non so, delle interviste, delle cose. No, tutta musica di merda. A fare in culo. Wow.